Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video gameplay barra tutorial sul nuovo simulatore di volo Microsoft. Io sono Mike e mi raccomando, iscrivetevi, mettete un bel like e commentate. Ok, procediamo nell'ufficio dell'Airbus A320neo. Per prima cosa scegliamo il posto dove decollare, dove fare il volo. E direi di fare un giro sul lago di Garda, partiamo da Villa Franca, giusto per restare dalle mie parti. Una volta impostata la partenza su aeroporto, qui selezioniamo il punto in cui partiremo, quindi partiremo dal parcheggio 1 largo, quindi ci sta benissimo un Airbus. Selezioniamo l'aereo, andiamo in volo. Ecco l'Airbus A320neo. È un aereo recente. Ha una velocità di crociera di 970 km/h. È stato prodotto nel 2014 ed ha una velocità massima di 0,82 Mach, ovvero circa 1012 km/h. Procediamo con l'avviamento. Siamo nel cockpit, io sto utilizzando il track IR in questo momento, quindi mi giro con la testa per guardarmi intorno. Per accendere il nostro aereo dobbiamo aprire la checklist. Queste sono tutte le cose da fare prima di accendere i motori, per accendere i motori e dopo. In realtà è molto semplice. Queste sono i sistemi che noi dobbiamo accendere, attivare per poter accendere l'aereo. E in sequenza, se non sapete dove si trovano nel cockpit, potete cliccare l'occhio qui e vi porterà direttamente sul pulsante o sullo strumento che voi dovete andare a guardare. Ok, quindi per prima cosa attiviamo le batterie. External power. Engine generator. Engine bleed air switches. Ok. Ah, una volta fatti potete marcarli come eseguito. APU master switch. APU start. APU bleed. Si comincia a sentire qualcosa.
external power off. Fuel pumps on. Beacon. Ok, procediamo con la sequenza per accendere i motori. Quindi manetta su idle. Manetta su idle. Ignition start. E alziamo i master dei motori. 2 e 1. A questo punto dobbiamo controllare gli strumenti dei motori. Temperatura, pressione, olio. E dobbiamo appunto confermare che si stabilizzino. Che comincia a salire temperatura. Aspettiamo che si stabilizzi. Stabile, procediamo con dopo l'accensione, quindi APU bleed off, APU master switch off, engine mode selector su normal. Ok, l'aereo è pronto per partire. Procediamo con l'aprire il pannello delle comunicazioni. Ci sintonizziamo sulla torre di Villafranca 118.650. Se avete bisogno potete richiedere un pushback. È un po' lento, vi faccio vedere brevemente. Frank ground, Airbus Alpha Sierra X-ray 320 requesting pushback. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 pushback request accepted. Hanno accettato la richiesta di pushback. A questo punto procederà con lo spingervi indietro in modo da poter procedere poi per il taxi. Ok, da qua direi che possiamo andare noi. Villa Frank ground, Airbus Alpha Sierra X-ray 320 requesting the end of pushback. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 request to end pushback received. Possiamo chiedere il taxi. Villafranca ground, Airbus Alpha Sierra X-ray 320 ready to taxi touch and go with Alpha. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 taxi to and hold short of runway 22 via taxiway. Contact tower on 118.65 when ready. Ok, procediamo per la pista 22. Taxiing hold short runway 22 using taxiway Airbus 320. Parking brake. Via. Ok. Airbus
Chiediamo il permesso per decollare. Villafranca Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 320 ready at runway 22 touch and go. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared for takeoff runway 22 left touch and go approved. Cleared for takeoff runway 22 Airbus 320. Ok, possiamo decollare. Ci portiamo in mezzo alla pista. Tutta la manetta avanti. Ecco il lago di Garda. Il meteo è in tempo reale, quindi è una giornata decente. Vediamo. Qui dovrebbe esserci Gardan, non è modellato molto bene. Questo è Sirmione. È spaventoso, sembra vero. Ok, dai, torniamo indietro. Tirata un po' stretta.
L'aeroporto è già visibile da qua. Questo qui. Ci avviciniamo. E chiediamo il permesso per atterrare. Richiediamo il permesso per atterrare. Villafranca Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 320 to land. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Villafranca Tower. Enter left downwind runway 22. Altimeter 29.9 to wind 268 at 7. Ok, dobbiamo entrare sotto vento per la pista 22. Quindi dovremmo atterrare in questa direzione. Mi porto sotto vento. Che grafica, ragazzi, una roba veramente tremenda. Credo che più reale di così sia dura a livello di grafica. Un po' troppo, mi metto in linea col sottovento. Airbus 320 clear to land runway 22. Wind 268 at 7. Devo fare una virata bella stretta. Runway 22, Airbus 320. Full flaps. Un po' di motore per restare sui 130-140 nodi. Vista lì. Giù i carrelli. Thousand.
500. 400. 300. 100, 60, 50, 40, 20, retard. Ok, fatto un po' schifo, ma siamo a terra, quindi di sani e salvi direi che ci siamo. Usciamo dalla pista. Airbus 320 contact ground on 118.65. Going to 118.65 Airbus 320. Richiediamo il taxi. Villa Franca Ground, Airbus Alpha Sierra X-ray 320, request taxi to parking. Airbus Alpha Sierra X-ray 320, taxi to general aviation parking by taxiway Alpha. Taxiing to general aviation parking using taxiway Alpha Airbus 320. Ok ragazzi, abbiamo acceso l'Airbus A320, siamo decollati da Verona Villa Franca, abbiamo fatto un giretto sul lago di Garda e siamo tornati indietro e atterrati tutti sani e salvi, quindi direi che ci siamo. Non dimenticatevi di iscrivervi, mettete il like, commentate, ciao e alla prossima! No!